passo essenziale di una candidatura che deve essere una candidatura della città e della provincia. Se così non fosse, non può essere vincente. Quindi è indispensabile la partecipazione di tutti gli enti prestigiosi che hanno aderito al comitato. È indispensabile che sia una candidatura bipartisan. Ecco il motivo per cui la presenza di maggioranza e opposizione è un tratto determinante, perché la candidatura è nel 2019 e quindi bisogna fare il percorso assieme. Auspicherei fortemente che tutta la città fosse impegnata e convinta. Se così non fosse, come ho accennato prima, le possibilità di vittoria si ridurrebbero, ma sono convinto che non sarà così. Verranno costituiti dei comitati, sia quello scientifico, che deve coinvolgere tutte le associazioni culturali della città e della provincia, sia quello d'impresa, dove rappresentanti dell'industria, del mondo delle attività produttive, dei sindacati, devono essere al tavolo per individuare un percorso comune e sostenerlo in tutti i modi, anche economico. Crediamo che sia una scommessa vincente, crediamo che Bergamo e la sua provincia abbia le possibilità per poter essere competitiva e vincere questo premio. Abbiamo deciso di mettercela tutta, investire le risorse che riusciamo a metterci, importanti, perché è un progetto che bisogna giocare per vincere, l'obiettivo è quello, ma anche la consapevolezza anche dei cittadini di poter ambire a questo risultato. Credo che già quello sia un risultato importante. Abbiamo bisogno di essere orgogliosi della nostra città, della nostra provincia, e quindi di sapere accogliere i turisti e entrare nella mentalità di poter essere una realtà che vive di cultura e di turismo e ne fa un'economia. Per questo, questo passo è sicuramente importante. La presenza di questo dossier, indipendentemente dal risultato, potrà essere una linea, un tracciato da seguire nei prossimi anni per sviluppare comunque una città che si apre all'Europa, che si apre al turismo, sfruttando le opportunità importanti come l'aeroporto e come le nostre patrimonio culturale immenso.